Tante parole affluiscono quotidianamente alle nostre orecchie, trasmettendo informazioni e dando molteplici input. Tante forse, troppe, al punto di superare spesso la nostra capacità di accogliere. Ma non possiamo rinunciare alla parola di Gesù, all'unica parola di vita eterna, di cui abbiamo bisogno ogni giorno. La Chiesa che si nutre della parola, dunque, vive per annunciare la parola. Non si parla addosso, ma si cala nelle strade del mondo. Non perché le piacciono o siano agevoli, ma perché sono i luoghi dell'annunzio. Vi auguro di essere buoni portatori della parola.